Oggi vi portiamo a visitare il Museo Archeologico di Dicomano, uno di quei musei nati dalla voglia e dalla curiosità di scavare in cerca di risposte e di nuove domande, unendo insieme frammenti di un puzzle che raccontano le origini e l'evoluzione di un territorio e delle sue genti. Dal 2008 è il Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e della Val di Sieve, ma probabilmente la storia della sua prima pietra era già scritta all'interno di un'altra storia, quella del gruppo archeologico di Comanese e dei suoi compagni sparsi per tutto il Mugello. C'era una volta infatti, ormai mezzo secolo fa, un gruppo di ragazzi, moderni Indiana Jones, affascinati dai tesori seppelliti dal tempo. Quando i contadini aravano terreni, allora dopo aspettavamo che venisse un po' di pioggia e poi andavamo a fare una perlustrazione. In questo modo si poteva riconoscere i frammenti di ceramica perché erano rilavati dalla pioggia e brillavano da lontano le ceramiche, e abbiamo raccolto centinaia di reperti, piccolissimi, grandi, che poi noi li abbiamo fatti vedere alla soprintendenza. Allora c'era il dottor Nicosia, che era ispettore di zona del Mugello. Guardando questi, diciamo, reperti, decise di farci fare una ricognizione più precisa sul territorio, perché noi c'era la catena di trasmissione: se noi si trovava una cosa, poi si trasmetteva alla sovrintendenza e a sua volta la sovrintendenza avrebbe provveduto a fare, se era necessario e venivano fuori dei risultati positivi, a fare scavi, capito? Se in un primo momento, diciamo, i vari gruppi archeologici nei vari siti hanno proceduto autonomamente allo scavo e quindi allo studio di quello che trovavano, va bene? E quando la situazione si è evoluta e ha avuto uno sviluppo, ci si è incominciati a chiedere che in realtà effettivamente ci fosse in questa zona. Questo è il motivo per cui poi i ritrovamenti hanno dato luogo alla nascita del Museo Comprensoriale, ma anche sotto il profilo interpretativo è stato ben chiaro che in Mugello ci fosse una serie di concentrazioni di siti etruschi abitati, vissuti, luoghi di culto. Non ci scordiamo il luogo degli idoli sul Monte Falterona, e quindi diciamo che una vecchia definizione secondo la quale a nord dell'Arno gli Etruschi non avevano avuto campo è stata col tempo clamorosamente smentita, anche perché dal Mugello si passa in Romagna, in Emilia. Quindi ha dato la stura questo tipo di ricerca e la conclusione che ne è derivata, ha dato la stura a una nuova visione, una nuova panoramica della geografia etrusca. Ed è proprio dalla voglia di leggere al pubblico le pagine di storia scoperte in questi 60 anni di scavi mirati e di ritrovamenti fortuiti che nasce il museo ospitato al pian terreno del Palazzo Comunale di Dicomano, raccogliendo le testimonianze archeologiche rinvenute grazie all'attività sinergica svolta tra la soprintendenza e le realtà culturali e politiche locali, che narrano un excursus storico di migliaia e migliaia di anni, raccontato attraverso un percorso espositivo ad anello che si snoda per 8 sale. Possiamo vedere reperti riconducibili a epoche storiche veramente molto molto lontane, quindi dalla preistoria fino al Rinascimento. Iniziamo quindi con una vetrina interamente dedicata ai ritrovamenti di industria litica che sono stati fatti nell'invaso del Bilancino, praticamente dove adesso c'è il lago, e che testimoniano l'insediamento, anche se probabilmente provvisorio per un'estate solamente, appunto di un gruppo di preistorici di 25.000 anni fa. Si passa quindi appunto alla collezione più corposa, che riguarda gli Etruschi che hanno abitato questo territorio, fino ad arrivare anche al Medioevo, è stato dove insomma il Mugello è stato dominato da due importanti famiglie, gli Ubaldini da una parte e i Guidi del Casentino dall'altra, per arrivare fino al Rinascimento, dove sappiamo, ben noto, insomma, la storia del Mugello è stata caratterizzata dai Medici e dal loro potere.
Vi potreste chiedere, ma perché proprio a Dicomano sono stati raccolti tutti questi reperti provenienti anche da territorio, appunto non solamente dicomanese, ma praticamente dall'Alto Mugello fino alla Val di Sieve. Questo perché proprio dal grande impulso dei vari gruppi archeologici presenti sul territorio, gli scavi sono stati condotti dagli anni 60 fino agli anni 2000 e anche qui, proprio a Dicomano, il gruppo archeologico dicomanese ha portato avanti importanti scavi, sempre ovviamente con la supervisione e il controllo della soprintendenza, che hanno portato in luce anche il nostro importante sito archeologico di San Martino a Poggio. L'area archeologica di San Martino a Poggio, in località Frascole, è attualmente l'unica di tutto il comprensorio fruibile al pubblico. Dunque, il sito archeologico di Frascole è un sito che è stato evidente da subito che si trattasse di un sito etrusco, sia per il materiale che è stato impiegato, sia per il tipo di costruzione. E certo, l'interpretazione di questo sito non è stata facile, perché pur essendo una struttura enorme, perché sono 33 metri per 11, alta 6, non ha né porte né finestre, quindi questo ha creato dei grossi problemi, inizialmente problemi interpretativi. Certo, poi gli scavi sono proseguiti per molti anni, abbiamo aggiunto particolari che ci hanno indotto a credere che, e questa probabilmente è la vera realtà, che lo scavo di Frascole sia il podio di un tempio che purtroppo non è mai stato realizzato, perché i lavori del podio, di questo podio enorme, sono stati interrotti intorno al 230, naturalmente avanti Cristo, probabilmente per la calata di Annibale lungo l'Italia. Quindi chi lavorava a Frascole, che si riferiva al capoluogo etrusco di Fiesole, è stato senz'altro richiamato al capoluogo per problemi difensivi e poi non è stato più ripreso il lavoro. E naturalmente questo scavo potrebbe anche essere continuato, si potrebbero trovare altre cose, noi abbiamo tante idee, ma ci vogliono i fondi per fare queste cose e quindi per adesso siamo fermi. Però è perfettamente agibile e visitabile da maggio a ottobre e anche in altri mesi su richieste particolari, è aperto al pubblico che accorre sempre numeroso e rimane sempre molto soddisfatto di quello che gli raccontiamo e di quello che vede. Gli scavi rappresentano dunque, assieme al museo, un punto di riferimento culturale per la conoscenza del nostro territorio. Il Museo Archeologico di Dicomano ha compiuto da poco, da meno di un mese, 12 anni di vita e con il passare del tempo abbiamo cercato di farlo diventare sempre più un punto di riferimento culturale per il territorio, quindi per Dicomano, ma direi anche per tutta l'area metropolitana. Infatti uno dei nostri obiettivi è quello di rendere il museo appunto un luogo della cultura accessibile a tutti, soprattutto alle giovani generazioni, ma anche alle famiglie e a tutti i cittadini del territorio. Quindi diciamo abbiamo un obiettivo di promozione legati alla promozione turistica, ma soprattutto legati alla formazione e alla cultura. In questo senso quindi lavoriamo molto con le scuole, anche grazie al sistema museale ed Esplora Museo, ospitiamo scuole che provengono anche da Firenze. E poi organizziamo nei fine settimana varie attività per avvicinare alla storia e alla conoscenza del nostro territorio i più piccoli, ma anche tutte le famiglie. Peraltro abbiamo continuato la nostra attività anche nel periodo, diciamo in questo periodo di lockdown, grazie appunto ad attività fatte qui al museo che potevano poi essere viste a distanza su Facebook, sui social, sul canale YouTube. Il museo, questi suoi obiettivi, lavora strettamente in sinergia poi ovviamente con gli scavi archeologici che sono visitabili nel periodo estivo, e nel periodo estivo poi molte attività vengono trasferite agli scavi, dove viene organizzata ogni estate una rassegna di teatro e musica e dove vengono organizzate per i centri estivi numerose attività per piccoli archeologi.
e diciamo che in questi anni abbiamo visto, grazie alle attività organizzate, crescere sempre più il numero di visitatori. Quindi credo che questo sia un piccolo museo, ma un museo importante che deve sempre più diventare punto di riferimento per la conoscenza del nostro territorio e per l'accessibilità, diciamo, della cultura a tutti, senza nessun tipo di barriere di genere, di età, di provenienza culturale e, diciamo, adatto anche a persone che hanno disabilità. Quindi sempre più lavoreremo soprattutto su quest'ultimo fronte.